Grazie. Sì, siamo oggi qua in aula a parlare nuovamente del tema della casa e dell'abitare, un tema che purtroppo spesso viene strumentalizzato. Noi lo vogliamo invece affrontare in maniera seria e programmata, perché le soluzioni del passato, purtroppo spesso poco trasparenti, eccessivamente onerose se paragonate all'efficacia dei risultati raggiunti, hanno a volte purtroppo anche originato fenomeni di illegalità. Si tratta di soluzioni, quelle passate, discontinue, inefficaci e prive di programmazione, tant'è che con la nostra commissione, la commissione che presiedo, Patrimonio e Politiche Abitative, stiamo analizzando, e tra poco arriverà in aula, il nuovo regolamento del contratto all'affitto, del contributo ai contratti all'affitto erogato a livello municipale. Stiamo parlando di un contributo che va molto importante, elargito dai municipi, regolamentato attualmente da una deliberazione del 1998, ok? Quindi questa è l'attenzione che erano state date, che è stata posta al tema dell'abitare nelle precedenti amministrazioni. Noi stiamo lavorando sostituendo un regolamento del 98. Adesso, a ben 20 anni di distanza. Ci preme comunicare, dire, far sapere ai cittadini che questa amministrazione è riuscita ad assegnare alloggi popolari, agli aventi diritto, in un rapporto di circa il doppio rispetto agli anni precedenti, per un totale di oltre 1000 assegnazioni, che si sta procedendo alla chiusura dei CAT con soluzioni più umane e anche più sostenibili, anche dal punto di vista finanziario, ma soprattutto più compatibili con le esigenze familiari dei nuclei che ci vivono. Ci fa piacere ricordare che il 21 giugno di quest'anno è stato approvato il regolamento dei beni confiscati, che prevede l'utilizzo abitativo per questi beni, sia in ERP che per progetti di finalità sociale legati all'abitare. Noi oggi vogliamo impegnare ulteriormente la sindaca e questa giunta, perché tutto ciò che stiamo facendo chiaramente non è abbastanza, dobbiamo fare molto di più, e quindi noi chiediamo l'acquisto di nuove case ERP, noi chiediamo una ricognizione del patrimonio, sia disponibile che indisponibile, quindi istituzionale, a fini istituzionali e non, da dedicare ad ERP e alle politiche sociali legate all'abitare. Per questo abbiamo dovuto bocciare alcune proposte che chiedevano l'utilizzo degli immobili a fini di locazione e quindi a fini economici. Invece noi li vogliamo utilizzare a fini sociali, li vogliamo utilizzare per le persone, per i nuclei che nella nostra città hanno difficoltà a trovare la prima abitazione. Ma soprattutto vogliamo ricordare che nel corso di questi anni c'è stata una forte espansione della città di Roma. Il fenomeno delle case invendute tocca decine di migliaia di appartamenti. A fronte di questo enorme numero di case vuote, sono migliaia le famiglie che non riescono a potersi permettere nemmeno una casa. Per quanto gli enti locali e Roma Capitale esercitino la propria competenza per cercare di arginare il più possibile questo fenomeno, ogni intervento rimarrà limitato se il fenomeno non sarà affrontato a 360 gradi. Per questo chiediamo alla sindaca e alla giunta di sostenere le misure di contrasto alla povertà che adesso sta analizzando il governo nazionale, perché il reddito di cittadinanza avrà un peso notevole, un impatto decisivo nel contrasto dell'emergenza abitativa, restituendo alle famiglie in fragilità la dignità di poter essere autonomi nella ricerca di una casa. Le famiglie, i nuclei in difficoltà, sono stufi di avere contributi una tantum, difficilissimi da poter ottenere e il cui esito è veramente discutibile. D'altra parte, noi chiediamo anche che siano sponsorizzate misure di contrasto al fenomeno delle case invendute, anche attraverso una forte tassazione delle stesse, soprattutto di quelle in proprietà a società, titolari di una pluralità di immobili vuoti, valutando anche il ricorso a misure straordinarie, quali la requisizione o l'esproprio. Queste misure
per restituire giustizia sociale ed equità sociale a quelle famiglie appunto che da troppi anni attendono di avere una casa propria. Perché nessuno, anche in questa città, debba rimanere indietro. Grazie.